Oggi è la giornata mondiale della scelta vegan, del veganesimo. E noi la festeggeremo, noi iene vegane, io, le persone, alcune persone del gruppo e delle persone che ci hanno aiutato. La festeggeremo con i vitellini Achille Zorz. E andremo con un gruppo di persone che sono loro mamme, papà, zii, nonni, adottivi, amici, come li vogliamo chiamare. E questa giornata è importantissima perché a prescindere dall'amore o il rispetto che una persona possa avere per gli animali, la scelta di non mangiare animali e derivati animali è l'unica che può salvare il pianeta. Quindi io mi auguro che tutte le persone, anche chi non è dotato di sensibilità e di empatia, arrivi per la conservazione della propria specie a capire che l'unica possibilità di fare andare avanti il mondo in una maniera dignitosa è smetterla di mangiare animali e derivati animali. E anche per una questione di numeri, veramente, se pensiamo che per fare una bistecca, il corrispettivo di una bistecca in termini di altro darebbe da mangiare per un giorno a 40 bambini, facciamo finta che la bistecca non abbia un cuore. Facciamo finta che questa sia una bistecca. Questa è una bistecca. Sfama una persona. Ok? Per produrre questa, per le materie prime che ci vogliono, levo da mangiare a 40 persone per un giorno e questo non ha un cuore. Facciamo finta che la bistecca sia questa. Sarebbe una scelta insensata continuare a produrre questa bistecca che non ha cuore, levando da mangiare a 40 persone. Quindi si può diventare vegani per N motivi. Si può diventare, noi lo siamo diventati, io lo sono diventata per amore nei confronti degli animali, perché gli animali sono innocenti, perché gli animali non fanno male volendo farlo, perché a parte forse gli animali che assomigliano più a noi, e per questo motivo qua sono come bambini gli animali, però mi rendo conto che viviamo in un mondo in cui l'essere umano, ognuno è completamente diverso dall'altro e c'è gente che è profondamente egoista e non gliene frega niente del fatto che qualcun altro, l'animale, possa soffrire. E magari a queste persone non interessa niente che delle persone in questo momento muoiano di fame, vengano espropriati dei loro territori per la produzione di cibo, va bene. Concediamo a queste persone che non gliene freghi niente, perché non si può cambiare la testa di alcune persone, anche se in realtà tutti possono cambiare, ma deve essere convinto il singolo di cambiare. Non può andare un altro a inculcargli in testa qualcosa in cui non crede. Però queste persone che magari se ne fregano degli animali, che se ne fregano di chi muore di fame, magari hanno dei figli. E io chiedo a queste persone che magari hanno dei figli, se si hanno dei figli, si parla della conservazione della propria specie. Continuare con questo genere di alimentazione alla fine farà morire veramente i nostri figli. È previsto che nel 2048 non ci saranno più pesci in mare. Chi ha dei figli adolescenti adesso, nel 2048, queste persone saranno chiaramente vive. E come saranno arrivate al 2048 in un mondo in cui è previsto che in quella data lì non ci saranno più pesci in mare? Mettiamoci una mano sulla coscienza e pensiamo che per N motivi, anche per chi vuole guadagnare di più investendo in un altro settore, le carni vegetali hanno investito in borsa, le hanno quotate in borsa le carni vegetali. Ci sono 3.500 motivi per scegliere la cosa che probabilmente, se viene fatto velocemente, consentirà a noi stessi, intesi come specie, di sopravvivere su questo pianeta. Io vi auguro una buona giornata del vegana.
Mi auguro che le persone che conosco che ancora mangiano animali morti, almeno per oggi, decidano di non farlo, un po' come quando quelle persone che vanno a messa solo a Natale, può essere un inizio di qualcosa. Quindi magari per oggi proviamoci tutti, anche chi non ha ancora contemplato di diventare vegano e seguiteci domani sulla pagina La loro voce Iene Vegane. Domani è la giornata dei morti e noi porteremo la morte in piazza a Milano. Se passate per Milano, se avete la possibilità di venire con noi, scrivete o sulla mia pagina Alessandra Di Lenge o sull'altra pagina Alessandra Di Lenge, personaggio pubblico. O chiaramente sulla pagina Iene Vegane. La manifestazione di domani sarà dalle 15 alle 17. E se vi volete aggiungere, se volete venirci a conoscere in quell'occasione, vi aspettiamo. Oggi vi andiamo a salutare Achille Zorz, di cui sapete la situazione. Al momento sono accuditi da un privato, un ex allevatore, e quindi stiamo organizzando delle visite, ma non essendo un santuario, ed essendo casa comunque di una persona, il motivo per cui non scriviamo pubblicamente l'indirizzo di questa persona è semplicemente perché è casa sua. È come se io avessi, che ne so, un terreno con dei vitelli e degli animali, ma non volessi farlo diventare santuario, ma semplicemente tenermeli per conto mio, non pubblicherei mai il mio indirizzo sui social. Semplicemente il motivo è questo. E quindi niente, vi manderemo le foto di Achille Zorzi, video, le prime visite dei piccoli, sperando che oggi non piova, così si potrà giocare con loro nei prati. Vi aspettiamo domani in piazza dalle 15 alle 17, in piazza Mercanti, angolo Piazza Duomo, quindi proprio davanti a Piazza Duomo. E tra l'altro sono contentissima perché settimana scorsa, mentre c'era il Cubo a Firenze, ci sono stati 300 attivisti, 300 attivisti a far vedere quello che succede. Cerchiamo di crederci tutti, ognuno faccia il suo, avviciniamoci alle persone che fanno qualcosa, anche se ci stanno sulle palle. Perché gli animali hanno bisogno di noi. E go vegan, go vegan, go vegan, buona giornata del veganesimo. Ciao, Achille Zorz, vi salutano, ringraziano le loro mamme, ringraziano le loro zie, ringraziano le persone semplicemente che mandano in giro la loro storia, perché loro sono la testimonianza vivente del miracolo che possono compiere delle persone che credono in quello in cui dicono. Achille Zorz sono stati salvati con il cuore. Achille Zorz probabilmente se non fossero stati salvati oggi non ci sarebbero già più, o perché macellati o perché già morti. Achille Zorz invece vivono. Il singolo sul serio può cambiare il mondo e lo stiamo facendo. Basta vedere a Cremona settimana scorsa durante la fiera zootecnica e la festa del salame, si sono fermate un sacco di persone ad ascoltarci, a sentire quello che dicevamo, a sentire quello che abbiamo raccontato riguardo all'ex operaio del mattatoio Pini che ha rilasciato una dichiarazione su quello che succede lì dentro. La gente si sta svegliando, per cui è importante parlare, parlare, raccontare, fare vedere anche chi per questioni di lavoro magari non può esporre la propria faccia, e io nella nostra associazione ho di fianco delle persone del genere che però, e ringrazio, non sprecano un'occasione per parlare alle persone che hanno vicino di quello che succede nel mondo, perché quello che succede agli animali non umani fa parte
di quello che succede nel mondo. Non sono una realtà scollegata da noi, sono intimamente connessi a noi. Ricordiamoci che se non ci fossero le api, non ci sarebbe, saremmo tutti estinti. E rimettiamoci in fondo alla scala alimentare. Veramente adesso, ciao a tutti, ciao 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 ciao.